E questo è il mio migliore amico SpongeBob. Come potete vedere, mentre dorme si succhia sempre il pollice. Oh, scusate, sono io che lo succhio. Patatine fritte, vi adoro. La mia sveglia interiore dice che è arrivato il momento di uno spuntino. Seguitemi in punta di piedi. Venite con me. Seguitemi. Sorprendente. La nostra visita guidata riprenderà a breve. E inoltre mi sembra che la maionese sia andata a male. Qui davanti a voi squiddi il cassiere. Le verruche che ha sui tentacoli sono davvero enormi. Sorprendente. State alla larga. Non vi voglio più vedere. È l'ora del secondo spuntino. Forza gente, seguiamo quella spugna. Non perdiamo tempo, di corsa. Questo che vedete è il Krusty Krab, è famoso in tutto il mondo. Oggi ho una fame. Questo essere minuscolo si chiama Plankton. Viene sempre qui perché vorrebbe rubare un Krabby Patty. Ecco perché noi lo calpestiamo. Provate, c'è il divertente. È sicuro? Lo posso fare anch'io? È vero, è divertente. Prossima tappa, la visita della cucina. Guardando alla vostra sinistra, potete ammirare SpongeBob che prepara i suoi ottimi e appetitosi ingredienti che poi cuocerà sulla piastra. Un giochetto da ragazzi. Ma è sorprendente. No, non avete ancora visto nulla. E questo che vedete è il luogo magico dove finisce tutto il cibo che la gente mangia. E se lo riempite di carta, succede questo! State lontani dai miei gabinetti! Caspita, è il giro più bello a cui abbia partecipato. E la parte migliore deve ancora arrivare. Se guardate alla vostra sinistra, vi perdete quello che c'è a destra. Ops, dimenticavo il concime per le piante. Sotto la vostra pancia potete ammirare la biosfera della nostra Sandy. È davvero sorprendente. È possibile vedere anche l'interno? Non c'è alcun problema. Per fortuna io ho la chiave. Attenzione a dove mettete i piedi. La nostra scoiattola abita in questa quercia ed entrambe hanno radici nel Texas. La biosfera è stata progettata per tenere l'acqua fuori da qui. Infatti l'aria all'interno sarebbe troppo asciutta per consentire la sopravvivenza degli esseri marini. Fortunatamente in questo momento stiamo indossando il casco ad acqua. Se non fosse così ci troveremmo in grave pericolo. Corriamo, corriamo, siamo in grave pericolo, siamo in pericolo! Aiuto! Oh, è già l'ora del terzo spuntino! Coraggio, gente, seguite la mia pancia! Oh, voi creature vegetali avete bisogno di tanta acqua!